Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio della Rags to Riches, della povera ricca edizione archeologia. Torniamo in compagnia della nostra Noemi, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, si è fatta una bella dormita, adesso sta facendo una bella doccina e adesso le facciamo fare una colazioncina veloce, insomma sono ancora la mattina presto e poi direi che ci mettiamo subito all'opera a finire di vendere gli ultimi reperti, insomma che ci mancavano da vendere. Allora, io direi, allora in frigo abbiamo ancora solo gli hamburger, ma siccome abbiamo tipo 1 chilo di platani, mangiati un po' di frutta, vieni qua e sfruttiamo un po' i nostri prodotti della terra per farti fare un po' di colazione. Mangia platano, mangia platano, vediamo quanto ti sfami. Sì, ok, soddisfa anche abbastanza la fame, devo dire, la frutta, quindi. Mangia, mangia la frutta, visto che ce l'abbiamo piantata, almeno approfittiamo. Perfetto, poi tanto magari all'ora di pranzo le facciamo mangiare gli hamburger. Allora, le piantine qui c'è da raccogliere, quindi mi raccogli tutto perché abbiamo visto quanto sono assolutamente preziosissime le bacche. Ok, abiti da clima freddo, dovrò fare un update perché questi erano di default, non li ho sistemati. Effettivamente siamo in autunno, ragazzi, quindi comincia a fare un po' freddino, quindi dovrò aggiungergli degli abiti per il clima freddo. Allora, c'è qualcosa da innaffiare? Ok, sì, qui c'è da innaffiare, mi innaffi tutto. E poi direi che ce ne andiamo al banchino. No, allora, aspettate che magari andiamo nel CAS e le modifico gli abiti per il clima freddo, perché dobbiamo stare fuori al banchino a vendere e quindi, insomma, voglio mettere degli abiti decenti, quantomeno degli abiti che ho scelto io, voglio dire. Allora, ragazzi, per il clima freddo, visto che adesso siamo in autunno, quindi stagione prevalentemente piovosa, per il momento le ho messo questo, che ve lo dico, allora, è stato aggiunto con Stagioni, è uno dei due tipi di impermeabili, tra l'altro guardate che bello, c'è anche la variante col cappuccio, sia di questo che di questo, ce ne sono due carinissimi aggiunti con Stagioni, che però ragazzi, per metterglielo su dovete qui togliere la spunta per il clima freddo, perché altrimenti paradossalmente non ve lo fa mettere, però è chiaramente un outfit da esterno questo ragazzi, per quanto mi riguarda. Quindi così con le galoscine strategiche già anche siamo pronti per andare nella mota, nella giungla profonda sotto i temporaloni che ci attendono e poi le ho messe anche la variante col cappello da pioggia ragazzi, sempre per quando va nella giungla per il momento, per questa stagione e per l'uso pratico che servirà la nostra Noemi mi sembra l'outfit più indicato. Comunque torniamo in modalità vivi. Ok, stiamo finendo di innaffiare le nostre bellissime pianticelle. Poi direi che ci andiamo a prendere cura del nostro tavolo. Qui mi era rimasto fuori questo coltello che adesso vado a rimettere. Lei avrebbe bisogno di un po' di socialità, ma tanto adesso ci mettiamo al banchino a vendere, quindi non abbiamo assolutamente problemi. Ok, vado a mettere il coltello e dopodiché io direi di venire a occuparci del tavolo, direi di riempire il tavolo se ancora mi fa mettere qualcosa dentro. Perfetto, e a questo punto direi di, allora i prezzi sono già al 100%, perfetto, iniziamo la vendita di oggetti usati in cortile e vediamo un pochino come va oggi. Ok, abbiamo sempre la nostra amica patella contusa, molto bene, ex scheletro in versione umana e di nuovo io continuo a chiamarlo Geoffrey ma lui si chiama Bjorn e Hilary Laurent. Ok, 1348 simoleon. No, abbiamo venduto un altro vaso molto, molto ricco. Perfetto, ma se ne sono andati tutti. Vediamo se posso ancora riempire il tavolo. Sì, perfetto. Ok, arriva una caliente. Più altre persone. 1302, 1300. Abbiamo venduto le maschere. Vediamo se abbiamo ancora oggetti da riempire. Secondo me, forse abbiamo finito. Forse. No. No, ce ne manca ancora uno, ok. Ragazzi, siamo a 9.838 simoleon. Stiamo facendo veramente un bel gruzzoletto. Altri 344, così raggiungiamo i 10.000 simoleon. Molto bene. E adesso arriva un'altra carrellata. E ci hanno consegnato della posta. È arrivato il postino, ora poi andiamo a vedere. A parte le bollette. Però, allora, 484, molto bene. Dai, dai, dai. Riempi il tavolo, mettiamo anche l'ultimo reperto.
E ora dovremmo davvero aver esaurito, esatto, tutti gli oggetti. Quindi vendiamo questi ultimi tre e abbiamo fatto. Io però devo anche aumentare la società, quindi devo chiacchierare con queste persone. 524. Molto bene. Se ne vanno tutti, che tristezza, ma io volevo parlare. Salve. Come va? Così almeno approfitto a tirarle su un po' la socialità. Ah, e ragazzi, quasi quasi nel chiacchierare faccio anche delle interazioni carismatiche, visto che il carisma comunque mi serve per disinnescare le trappole. Come vi dicevo, ragazzi, per quanto riguarda le abilità, vi avevo fatto vedere, io per rendermi, ecco, abbiamo raggiunto il livello 2, molto bene, io per rendermi la sfida più interessante, non me le sto coltivando in altro modo, ovvero le abilità che mi servono prevalentemente quelle per le trappole sono soprattutto forma fisica, manualità, logica e carisma. Potenzialmente potrei stare un po' qui a casa e coltivarmele, espandermele, ma perché? Cosa, appena non ti gestisco dici cose brutte alle persone, ma che cosa gli hai detto? Aiuto. Fai interazioni carismatiche. E, anzi, iniziami anche un'altra vendita. E quindi come vi dicevo, io volendo potrei, che ne so, insomma, farle fare delle azioni, mandarla a fare un po' di attività fisica, fare delle interazioni di manualità, farle leggere dei libri, in modo da tirare un po' sulle sue abilità anche in altro modo. Invece ora come ora gli sto facendo sviluppare solo in diretta via via che va nella giungla e deve utilizzare le abilità per sopravvivere. Questo è un mio ulteriore livello di difficoltà, diciamo, che mi sono posta, più che altro perché almeno è anche interessante, mi interessa esplorare una volta tanto, invece di mandare sempre i miei sim super preparati, ma proprio mandarli all'avventura, che poi è lo spirito della sfida, anche per vedere un attimino che cosa succede in caso di conseguenze negative, quindi vedere un attimino anche le eventuali maledizioni e insomma quello che già un pochino stiamo vedendo e quindi ed esplorare un po' a 360 gradi anche le conseguenze un po' negative, diciamo, del non essere proprio preparatissimi. Ok, socialità me la sta tirando su. Niente, questo insomma per spiegarvi un po' questo discorso. Ok, 314 simoleon, dai, prendetemi anche il coniglietto, così possiamo chiudere la vendita e siamo a posto. Comunque ragazzi, siamo già a 11.504 simoleon. E 360 simoleon e abbiamo venduto tutto, ragazzi, tutto esaurito, abbiamo fatto il tutto esaurito, molto bene. Va bene, signora, grazie. Chiudiamo tutto, sì, tanto non ho nient'altro da vendere. Allora, questo ce lo mettiamo nell'inventario per prima cosa. Poi direi di fare una bella cosa, ragazzi, adesso. Questo obrobio lo demolisco perché tanto per il momento non ci serve. Così recuperiamo un po' di soldi. Ok, molto bene. Allora, dai, mettiti queste cose nell'inventario, perfetto. E allora adesso, va bene, tu puoi anche andare in casa a fare la pipì, visto che ne hai bisogno, vai pure tranquilla, vai. Usa, perfetto. E mentre Noemi va in bagno, facciamola andare in bagno così, ta 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 ta, bravissima. Io direi che vado in modalità costruisci e vado un attimo a sistemare finalmente questa serra. Disponiamo di 12.184 simoleon. E qui non so perché mi ha messo dei plata nell'inventario, perché non ho il move object e quindi continua a mettermi le robe nell'inventario. Va bene, tanto ora risolveremo il problema alla radice, non vi preoccupate, ragazzi. Allora, mettiamo il move object appunto, prima di tutto. Così andiamo a fare delle cose carine. Oh, che carine! Sono germogliate anche gli avocado. Guardate che bei fiorellini che hanno fatto. Che carini, quindi fra un po' faranno anche i frutti. Molto bene. Allora, magari li spostiamo, così abbiamo anche un pochino più di agio. I nostri alberelli, perfetto. Facciamo così e così. Così sono anche un po' decorativi, no? Se vogliamo. Abbiamo il nostro bel frutteto. Allora, questa schifezza. Adesso andiamo un attimo a sistemare perché veramente, oh mio Dio. Allora, io pensavo di fare una cosa del genere. Tiriamo dentro qua. Qui eliminiamo tutto. Tutto, tutto, tutto. No, non volevo eliminare anche il tetto in realtà, però va bene. Allora, e andrei a fare così. Prendiamo la nostra bella stanza. Ci
e ce l'andiamo ad appiccicare bella bella qua. Perfetto, mica mi hai venduto le piante, vero? C'ho il terrore, ragazzi. No, ok. Perfetto. In modo che, oh, benissimo, esatto, abbiamo proprio un ingresso, un'entrata qua. Allora, io poi farei così e così, ragazzi, perché tanto i soldi non ci mancano, no? E quindi che problema c'è? Andiamo a rimettere il nostro povero platano esiliato al suo posto, perfetto, e andiamo a sistemarci le nostre piantine a modino. Benissimo, poi qui andiamo a mettere una bella porta d'arco, una di queste va benissimo, semplicissima, perfetto, e qui se ho abbastanza soldi, allora no, aspettate, ok, la piattaformina sì, è sempre aggiornata, quindi dobbiamo andare a mettere una scaletta. Però io voglio mettere una scaletta di legno, perché se no veramente ragazzi, ok, l'inestetismo, ma insomma, diamoci anche una regolata. Ah no, però con la porta così me la fa mettere così un po' esterna, mannaggia. Io la volevo mettere che fosse una scaletta più semplice. Ok, l'ho risolta così perché sennò non mi piaceva. Ho fatto qui una piattaformina, ho messo qua le scale per scendere e poi ho ridisposto così le piantine. Così in teoria adesso dovremmo starci meglio, diciamo. Allora, qui adesso ovviamente la volevo fare tutta a vetri, chiaramente. Allora, direi che qui facciamo una soluzione di continuo. Perfetto, intanto così almeno coloriamo. Ah già, che non avevo messo la copertura, ma va bene perché in realtà qui vorrei adesso andare a mettere direttamente il tetto, in effetti. Però aspettate che la piattaformina ce la metto perché sennò magari poi mi dà problemi. Allora la facciamo tutta a vetri, vediamo, tanto insomma un po' di soldini ce li abbiamo, speriamo che non mi pelino mettendo le finestre. E perché no, direi che queste di vita ecologica, a parte che sono economiche, possono essere anche molto interessanti per fare un effetto a serra. Che chiaramente, ragazzi, siamo sempre a budget, quindi più di tanto non ci possiamo permettere. Facciamo così. Ok, e completiamo anche quest'altro lato. Perfetto. Qui mettiamo un bel tetto a vetri adesso. Mettiamo qui una bella tettoia. Tutta giù a tutta lunghezza, togliamo le sporgenze laterali. Ok, mettiamo un bel rivestimento in vetro sotto. No, non volevo togliere il tetto, ovviamente. Volevo togliere la piattaformina sotto. Eccola qua, perfetto. E così, oh bene, abbiamo proprio la nostra minuscolissima greenhouse, che carina. Adesso coloriamo dentro gli interni, anche se io direi di rimanere sulla falsariga dei nostri esterni, in modo che appunto sembri proprio un'area, una sorta di zona comunque esterna alla casa. La pavimentazione, come la facciamo? Possiamo farla anche così in pietra, ricordiamoci che insomma poi non è che possiamo spendere un'infinità di simoleon, ragazzi, quindi la facciamo andare bene. Perfetto, magari modifichiamo il colore della scala, magari la prendiamo un po' più beigina o anche grigina, che si abbini un po', esatto, al contesto. E vediamo questo gradino qui. In realtà, io la lascerei anche grezzo. Vediamo se c'è qualche rifinitura particolare. Però, se no, io andrei anche su qualcosa di molto semplice. Insomma, anche perché appunto non è che possiamo spendere una barcata di soldi. Ah, no, a parte che vedete, anche le colorazioni delle piattaforme non costano, perfetto. Quindi, in realtà, possiamo anche cercarci qualcosa di un po' più
ricercato, però vediamo, magari qualcosa del genere. Perché no? Ci sta, ci può stare. Sì, lei qui dovrebbe passarci con le piante. Sì, ci può stare. Bene, ci mettiamo anche una lucina, così quando anche è sera si vede quello che fa. Andiamo col buio, infatti non si vede niente. Vediamo, una di queste illumina. No, per niente. Vabbè, allora ci prendiamo un'altra di queste a soffitto e basta. Per il momento ce la facciamo andare bene. Comunque ragazzi, direi che è venuta fuori una cosa carina, dai, abbiamo fatto una mini serrettina. Ah, non ho messo qua le rifiniture al tetto, aspettate. Ecco, perfetto. Mancava l'ultimissimissimo tocco. Dicevo, comunque è carina, mi piace con questa piccola greenhouse dietro, perché poi qui era un lato che rimaneva un po' vuoto, quindi insomma ci può stare. No, sono contenta perché la nostra casettina, cioè insomma, sta assumendo le forme, comunque gli aspetti di una vera e propria piccola dimora. Comunque, insomma, cominciamo adesso ad avere comunque un po' di cosine, insomma, con tutti i frutti di Noemi che stiamo mettendo da parte, stiamo andando bene. No, Noemi, basta parlare con questa signora, va bene? Non è che improvvisamente sei diventato un animale sociale, dai. Allora, vai a fare un po' di pipì. Perfetto. Poi mi piace che così entra qua, va direttamente sulla sua serra, insomma, eccetera, eccetera. E direi che poi andiamo a prendere la posta, assolutamente. E vabbè, paghiamo prima di tutto le bollette e poi prendi la posta perché ci sta che ci abbiano finalmente mandato qualcosa da esaminare. Qui vediamo, dobbiamo innaffiare. No, è tutto sempre a posto, perfetto. Vediamo se ci hanno mandato qualcosa da innaffiare. Sì, da innaffiare, da esaminare. Vediamo, vediamo. Ha raccolto tutto dalla cassetta postale. E vedete, coltello non autenticato. Perfetto, questo ce l'hanno mandato dalla scuola da esaminare. Io farei anche una cosa, ragazzi, visto che i soldi ce li abbiamo, siamo ancora a 11.924 dopo aver pagato le bollette. Io farei un bel investimento per la nostra salute. Andiamo su elettronica. E andrei a mettere un termostato, visto che cominciamo ad andare verso il freddo. A me, sinceramente, di farla stare in casa col cappotto mi sembra un po' una roba assurda. Quindi direi che un termostato può essere un buon investimento. Per il momento, in casa comunque dovrebbe stare bene perché non è freddissimo. Lo useremo proprio in caso di bisogno, ragazzi, perché altrimenti poi le bollette ci pelano. Però almeno, insomma. Magari dovrei anche aggiornarle un po' adesso quest'outfit, metterle una maglia più a manica lunga per andare nella giungla, insomma, visto che comincia adesso a fare un po' più freddino. Comunque, finché siamo in casa stiamo bene. Allora, dai, autentichiamo il reperto. Allora, dopo un'attenta analisi, Noemi ha stabilito che si tratta di un reperto autentico. Proseguendo con l'analisi, Noemi potrà continuare fino alla sua abilità di archeologia. Ok, ci hanno mandato, vabbè, il classico coltello di bronzo. Quindi, adesso che devo fare? Ok, rispediamo il reperto. Tra l'altro mi sa che sì. Ah no, rarità comune. Mi sembra un po' scassato, nel senso un po' rotto, però non so se è colpa nostra o è come ce l'hanno mandato. Non ci danno una qualità, quindi va bene. Rispedisci il reperto. Allora, accidenti, quanti soldi? 3.948. Molto bene. Molto, molto bene. Andiamo sulla strada verso la fama. Per ricompensare del tempo e dell'impegno profusi per autenticare l'oggetto, sono stati inviati 3.948 simoleon a Noemi. 4.000 simoleon, ragazzi, siamo quasi a 16.000 simoleon. Molto, molto bene. Perfetto. Allora, ragazzi, adesso direi che la nostra Noemi la facciamo un po' rifocillare. Lei ha fame, va bene. Allora, ti prendi uno dei tuoi burgerozzi avanzati.
Mi prendi una porzione, perfetto. Allora, e poi le finiamo un pochino di farla riprendere questa giornata, la finiamo di passare qui a casa. E direi, ragazzi, io non metto adesso a spendere altri soldi per aggiungere ulteriori modifiche alla casa in questo momento, perché un pochino di scorte me le vorrei tenere per quando ora andiamo nella giungla, comprare finalmente un po' di attrezzatura per evitare di essere sempre morsi, uccisi, punti, bruciati, distrutti, eccetera. Vediamo un pochino finalmente di fare un po' di shopping utile alla bancarella. Quindi io direi che passiamo questa giornata qui tranquilli, insomma, a riprenderci a casa, ci prendiamo cura delle nostre pianticelle, della nostra Noemi e poi l'indomani di buon mattino, belli con i bisogni ripristinati, direi che ce ne andiamo per una nuova avventura. Così magari vediamo se nel frattempo raccogliamo un altro po' di frutti. Visto che comunque allora abbiamo insomma un discreto numero di bacche, ma più ne abbiamo meglio è sicuramente. Quindi Noemi, visto che stai bene, allora, visto che tanto vogliamo passare, allora c'è un'altra notifica, di nuovo l'associazione reperti ci invierà degli altri reperti, ma a noi ci fa molto piacere che ci inviate i reperti, guarda, siamo molto contenti di questa cosa. Niente, spostiamo qua la cassetta della posta, così ce l'abbiamo anche un po' più vicina. E dicevo, no, visto che ci siamo, allora io direi che tu ti metti anche sulle tue belle cuffie, ti metti gli auricolari, accendi e ti ascolti la tua musica preferita, il pop latino. Io vado nel CAS, ti modifico anche gli abiti, ti vado a mettere degli abiti anche quotidiani più invernali, allora i pantaloni, insomma autunnali diciamo, i pantaloni possono anche andare bene, vediamo, mettiamo il filtro di avventura nella giungla, vediamo se abbiamo qualcosa più a maniche lunghe, magari sì, allora comunque un po' sempre a manica corta, però è già qualcosa di un po' meno sbracciato, quindi un po' più verosimile, e ti mettiamo anche il cappello. Saresti bellissima con questo cappello effettivamente, però vabbè, no, ti risparmio, andiamo così che stai bene, va bene. Ok, perfetto, così insomma ho messo qualcosa di un po' più, diciamo, autunnale. E poi ti metto anche gli abiti sportivi. Ci mettiamo su una bella felpina, visto che tanto siamo in autunno, quindi ci sta che metti la felpa. E dei pantaloni della tuta, anche questi vanno benissimo. Vediamo magari se c'è un rosa in pandan. Se no, insomma, vanno bene anche così. Scarpe da ginnastica vanno benissimo, perfetto. Perché ragazzi, vi ho detto che non mi va adesso di sviluppare in altro modo le abilità che le servono per andare insomma a disinnescare le trappole nella giungla eccetera, però visto che abbiamo un po' di tempo libero e Noemi una volta tanto può concedersi un po' di relax, io approfitto e a fare un po' di jogging per tirarle su, farla svagare, perché comunque lei adesso così si diverte, ascolta la musica eccetera, e allo stesso tempo farle tirare un po' sulla forma fisica che ci serve come loro per esplorare la giungla, io vi devo dire la verità. Approfitto e glielo faccio fare così almeno comunque insomma va bene che voglio rendermi la vita difficile, però insomma non sono neanche masochista, quindi insomma se possiamo approfittarne, visto che oggi è un raro momento di relax dopo un sacco di episodi per la prima volta e vediamo Noemi che si sta un po' rilassando, vuole che diventare migliori amiche? Va bene, ok, ci sta. E quindi magari ne approfittiamo, qui estirpiamo le erbacce e niente ragazzi, andiamo un po' in relax. Seguiamo anche la nostra Noemi. Potete osservare un raro esemplare di Noemi mentre si prende del tempo per se stessa, anche perché ragazzi, insomma, abbiamo fatto insomma un bel po' di lavoro. E quindi sì, gradisce la forma fisica assolutamente. E quindi mi sembra anche giusto che insomma adesso ci possiamo anche un pochino più rilassare. Ecco, insomma, non siamo proprio. Ah, ok, che gentile, lei ci ha già sistemato le erbacce. Grazie, Mila.
Però lo volevo fare io, ma va bene. Comunque dicevo, ok, adesso vai a casa, però grazie. Grazie, ciao, ciao, alla prossima, è stato bello. E no, vi dicevo, visto che comunque siamo un po' più tranquilli, è anche giusto che, cioè, è anche verosimile che tiri un po' un sospiro di sollievo la nostra Noemi, è giusto anche questo. Dai, vai a fare un altro giro. E poi la mandiamo a nanna. Ok, lei per il resto sta bene, anzi no, quando torna andrà a farsi una doccia, una bella doccina e poi la mandiamo a dormire. Belli belli, l'indomani ci prepariamo poi per andare ad esplorare la giungla. Quindi niente ragazzi, vado avanti io, taglio e poi ci vediamo l'indomani mattina. Ok ragazzi, la nostra Noemi è qui bella bella pronta con il suo nuovo outfit. Adeguata alla nuova stagione, ha sistemato tutte le pianticelle, come vedete ha bisogno e sta benissimo, ha tirato su tutto, stamani ha fatto una bella colazione con la sua frutta fresca della sua serra e niente, ha ripristinato tutti i bisogni, quindi io direi che siamo pronti, guardate anche qui come sta bene, ed è felicissima perché ha mangiato i frutti della terra. E niente, partiamo per una nuova vacanza a questo punto. E siamo pronti per tornare nel nostro lotto vuoto, perfetto, per un giorno. Ok, siamo tornati al nostro rifugio in collina. Io direi di andare subito in centro e finalmente possiamo dare una bella occhiata alle bancarelle, perché non siamo più poveri. Facciamo che viaggiamo qua così facciamo prima che abbiamo il caricamento. Ok, Noemi, sei felice, finalmente puoi fare shopping. Allora, intanto ci hanno dato la nostra attrezzatura omaggio, quindi in teoria un altro macete e un altro repellente per ragni, perfetto, che sicuramente non ci fa schifo. Vieni pure qui. Vediamo se arrivano i venditori. Ok, è arrivata una venditrice. Vediamo che cosa abbiamo. Allora, questi penso siano dei souvenir. Sì, un lotto di pietra omiscano. Bello, ma non ci serve. Allora, c'è un estintore di Drake che serve per attacchi di insetti, consentendo di proteggersi dalle ustioni. Ok. Allora, ne acquistiamo anche magari un paio. Non voglio esagerare, ragazzi, perché costano un botto. La scossa adrenalina liquida ne ho trovate un sacco. Dovrei averne già un po', se non sbaglio. Sì, ne ho un paio. Le avevo trovate scavando nelle ceste del tesoro, quindi per ora va bene così. C'è soltanto questo. Ok. E niente, il macete sicuramente ce lo procuriamo perché non bastano mai i maceti, lo sappiamo. Abbiamo 5 maceti, che bello. E niente, non arriva nessun altro, mi sa. Quindi è stata una spesa un po' magra, in effetti. Però non si vede nessuno arrivare all'orizzonte. Quindi niente, prima che mi calino i bisogni di Noemi, io direi che andiamo nella giungla a questo punto, ragazzi. Ci avventuriamo. Non vedo nessuno intenzionato. Questi hanno l'aria molto di essere turisti, decisamente. Quindi no, insomma. Va bene, dai, allora avventuriamoci all'esplorazione. Ok, vai Noemi, all'attacco. Apriti un varco col macete. Io a questo giro, ragazzi, vorrei procedere in senso inverso, ovvero direi andiamo dritti per dritti prima al tempio. Allora, viticci carnivori. Con la coda dell'occhio Noemi nota un luccichio e guardando meglio vede qualcosa di sfavillante nascosto in un intrico di viticci. Avvicinandosi Noemi nota però che i viticci sembrano muoversi minacciosamente e che tra di essi si cela anche un vecchio stivale lacerato. È la prova che qualche altro avventuriero non è stato tanto fortunato? Noemi deve tentare di recuperare l'oggetto sfavillante o lasciare stare quelle piante evidentemente ostili? Allora, mi servirebbe l'abilità di giardinaggio più sviluppata. Io ce l'avrei anche a livello 4 giardinaggio, quindi volendo potremmo tentarcela, altrimenti dovremmo usare un'esca per pipistrelli per distrarli con le mosche. Boh, ragazzi, io ci provo, visto che il giardinaggio ce l'ho, proviamo a recuperare il tesoro. Vediamo. Pianta simivora.
Noemi ha sentito parlare di piante simivore, ma non ne ha mai vista una dal vivo. In base alle sue conoscenze orticolturali, la pianta dovrebbe, stordire la vittima rilasciando un gas velenoso dalla punta dei viticci. Noemi fa molta attenzione a evitare la parte pericolosa della pianta. Il tesoro è suo. Sì, avete visto che la serra serviva, ragazzi. Non sono state ore perse. Perfetto, che abbiamo trovato? Caspita, ragazzi, abbiamo trovato un tesoro miscano. Questo mi sa che è uno di quelli che già avevamo nella collezione. Tra l'altro, fatemi vedere. Sì, quindi questo ce lo possiamo vendere. Fantastico. 8.000 simoleon con ricarico al 100, anzi quasi 9.000. Ci possiamo potenzialmente fare con un ricarico del 100% 18.000 simoleon solo da questo bad boy, ragazzi. Fantastico. Grande Noemi e le sue piantine. Bravissima. Ok, comunque vi dicevo. Allora, io questo giro farei la parte inversa. Ovvero, a parte va bene, questo varco è chiuso. Comunque, andrei prima dritti per dritti al tempio e poi a ritroso finiamo di esplorare le altre cose. Voglio questa volta fare a parti inverse, così partiamo dal tempio prima. Ok, di nuovo l'uovo misterioso, ragazzi. Facciamo, non tocchiamo l'uovo perché la mistilistica non lo svilupperemo mai. Ok, fuggiamo in salvo evitando le fiamme. Perfetto, benissimo. Wow, che bella fiammata. Va bene, siamo tornati al crocevia principale. Vediamo un po' i varchi che abbiamo. Ok, a questo giro c'è di nuovo aperto quello verso i bagni miscani. Si è finalmente aperto anche questo, che nelle ultime due esplorazioni era rimasto chiuso. Qui abbiamo ovviamente il nostro varco verso il tempio e probabilmente questo di qua, esatto, questa volta sarà chiuso. Perfetto. Va bene, quindi direi nel prossimo episodio andiamo dritti per dritti ad esplorare prima il tempio, poi scendendo indietro andremo ad esplorare anche questo che finalmente si è liberato e via di conseguenza. Comunque, ragazzi, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. In questo episodio con la nostra Noemi siamo andati belli belli avanti perché abbiamo cominciato a mettere da parte un bel gruzzoletto. Abbiamo anche visto l'interazione e abbiamo constatato che effettivamente anche ricevere reperti da autenticare col suo livello 10 di archeologia non è niente niente male. E insomma, ci siamo anche goduti qualche momento di relax finalmente dopo tanto faticare. E adesso direi che siamo pronti per rimetterci a capofitto, insomma, all'opera con la nostra cara Noemi, che è più forte e grintosa e attrezzata, più attrezzata di prima. Comunque, per questo episodio io direi che ci possiamo fermare qui. Vi ricordo che trovate le regole nella challenge sempre sotto in descrizione a ogni video, che la challenge è raccolta anche in una playlist dedicata se volete fare un rewatch, insomma, volete vedere gli episodi precedenti sul canale. E niente, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate con un piacere nei commenti. E noi quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi!